Prima prova della maturità 2016, ecco quali sono le previsioni degli studenti e vediamo anche se ieri sera hanno dormito oppure se hanno studiato. Tu hai dormito stanotte? Diciamo bene. Non lo so, c'è il cervello mi dice non dormire, non dormo. Oddio, mezzo sveglio. Poco. 5 orette soltanto, però sì. Ho studiato e poi alle tarda notte mi sono messa a dormire, sono crollata. Poco. Abbastanza. Hai studiato qualcosa? Ho passato tutta la notte a studiare. Sì, ho studiato, però molto preoccupata e ansiosa. Ti sei preparata su qualche argomento specifico per questa prima prova? No, sul tema storico. Italiano ha ripassato Pirandello, soprattutto Pirandello, Svevo. Io ho terrorismo, spero Saviano, vediamo. Veramente ho studiato bene Verga, perché lo porto anche nella tesina, però non lo so. Qualche argomento specifico no, però so che me la cavo a scrivere i temi. Una previsione sull'argomento di attualità che potrebbe uscire? Non lo so. Io personalmente spero Capo 21. E secondo me una ambientale sulle energie rinnovabili magari. Non lo so, perché ogni anno tanto tutti dicono che sono quelle più scontate. Che ne so, quest'anno sarebbero... l'Islam, l'ISIS o terrorismo, omofobia, femminicidi, però secondo me poi escono cose totalmente diverse. Non lo so, al limite la Brexit. Non ci ho pensato, sono troppo in ansia, però penso, non lo so, le trivelle. Oddio, non ne ho proprio idea e preferisco non pensarci in realtà, però spero vada tutto bene. Io penso sicuramente all'attualità sull'Europa, visto che domani c'è anche il referendum in Gran Bretagna. Qualche anniversario che invece potrebbe uscire, ad esempio? Sì, i 70 anni della Costituzione. Probabilmente c'è stato il 70° anniversario della Repubblica Italiana. I 70 anni di voto alle donne. Penso la Costituzione. E l'operazione Barbarossa. 80° anniversario della morte di Pirandello. 70° anniversario della Repubblica. Non ne ho la più pallida idea. Ma non so, forse... I 100 anni sulla teoria della relatività di Einstein o i 70 anni della Repubblica?